Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Stiamo per partire con una nuova puntata. Di cosa parleremo oggi, Gabriele? Parliamo della ripartenza nel settore specifico dei beni culturali e di come, insomma, ripartirà questo importante comparto dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, sempre. Con i nostri ospiti. A tra poco. A tra poco. Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Come anticipato in apertura nella puntata di oggi, parleremo di ripartenza e dei nuovi modelli di fruizione di beni e attività culturali. Lo faremo con i nostri ospiti in collegamento che saluto, partendo dall'avvocato Carlo Malinconico, partner dello studio legale Malinconico e Gentile. Ben arrivato tra noi. Grazie Grazie molte. a lei. E saluto anche l'avvocato Domenico Gentile, partner dello studio legale Malinconico Gentile, quindi dello stesso studio. Grazie a voi, grazie per l'ospitalità. Bene, io partirei proprio da, se voi siete d'accordo, dall'avvocato Malinconico. Dunque, parliamo dei musei. Ecco, per i musei statali, il decreto legge semplificazioni ha stanziato un fondo presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, mentre per i musei privati, invece, è stata prevista la creazione di un fondo d'emergenza. I concessionari privati dei servizi di fruizione di beni e delle attività culturali hanno un'analoga tutela per il contrasto della crisi economica proprio causata dalla pandemia, visto che ci troviamo ancora purtroppo in un periodo, diciamo, fortunatamente stiamo uscendo, però su questo versante cosa ci può dire? Ma innanzitutto le concessioni di servizio per quanto riguarda i beni culturali sono previsti dal codice dei beni culturali e quindi costituiscono un modo rituale per questo, lo svolgimento di queste funzioni. Lo Stato, in sostanza, mentre per i musei privati, i musei privati hanno un'organizzazione propria, invece per i musei statali, quando vengono date queste attività in concessione, lo Stato attribuisce ai privati questa cogestione, insomma, dei beni culturali, perché trasferisce a questi soggetti delle funzioni che altrimenti dovrebbe fare da sé sostanzialmente, con un proprio impegno. Quindi l'esistenza di queste concessioni è un modo rituale previsto, come dicevo, dallo stesso codice dei beni culturali per attribuire queste attività ai privati e quindi una cogestione pubblico-privato sostanzialmente. Cosa si è verificato nella recente pandemia? Che questi concessionari si sono trovati un po', come dire, scoperti, nel senso che mentre per i musei privati sono previste con questo fondo di emergenza delle risorse per sostenere la loro attività, e per i musei statali il Ministero ha costituito un fondo per lo svolgimento delle attività riservate sempre allo Stato e quindi alla gestione diretta, insomma, di questi beni. Per i concessionari invece dei beni dei musei statali si sono trovati appunto, come dicevo, scoperti perché da un lato non c'è una previsione specifica a loro favore di risorse,
Eppure questi concessionari hanno avuto una forte contrazione per effetto della pandemia, perché a un certo punto in molte zone il blocco dell'attività è stato totale e quindi ovviamente anche quando non è stato totale ci sono stati dei forti rallentamenti anche nell'accesso perché bisognava mantenere la distanza, insomma, sono soggetti questi concessionari a una regolazione che tiene conto appunto dell'esigenza di evitare la pandemia. Ecco, in questi casi però cosa è successo? Che la mancata previsione specifica di una norma che riguardasse anche questi concessionari ha messo in forse il loro sostegno perché da una parte alcune amministrazioni hanno osservato che c'era una previsione specifica di certe ipotesi, per esempio la soluzione dei canoni di affitto in generale, e questa previsione, come succede spesso, imponeva, secondo le amministrazioni, di non consentire un rilascio da parte delle amministrazioni stesse degli affitti, per quindi evitare un aggravio sui concessionari. Ecco, tante volte è proprio la precisione, la previsione di norme specifiche che comportano. Che poi, se non c'è la norma specifica, si rischia di avere dei vuoti normativi che possono essere molto dannosi per i privati. Ecco. La ringrazio, Avvocato Malinconico, poi dopo naturalmente ritornerò da lei ancora per qualche approfondimento. Adesso invece vorrei passare la parola al suo collega, al suo partner, Domenico Gentile, al quale vorrei chiedere, allora, a questo punto le gare per l'esternalizzazione dei servizi di valorizzazione sono spesso sottoposte all'attenzione del giudice amministrativo. Quali sono allora se vogliamo, i principali problemi che alimentano il contenzioso? Sì, grazie. Insomma, le gare in questo settore sono gare per la scelta del concessionario, poi lo dirò meglio. Già questo storicamente comporta un deficit di disciplina, perché fino al 2016 le concessioni di servizi non avevano una disciplina compiuta all'interno del codice appalti. Il vecchio codice si occupava delle concessioni di lavori, mentre ai servizi erano applicabili, diceva la giurisprudenza comunitaria, i principi generali del trattato. Quindi, ovviamente, quando il quadro regolatorio è carente, si ingenera contenzioso. Questo da una parte. Sono attività imprenditoriali i servizi di valorizzazione dei beni archeologici, architettonici e artistici. E ovviamente, se le regole sono poco chiare, come dicevo, si finisce molto spesso a lottare in giudizio. Ma poi, peraltro, cioè, parliamo di concessioni, ma non è molto diverso da quello che accade normalmente negli appalti di servizi. Chi non si aggiudica la gara, purtroppo in Italia, molto spesso contesta l'aggiudicazione solo perché il suo progetto magari è stato considerato non il migliore, oppure è molto frequente la contestazione della gara stessa, dell'impostazione della disciplina di gara in esito alla procedura evidenziale. Da parte, ad esempio, del gestore uscente dal servizio che, concluso il suo periodo di appalto di concessione, vuole proseguire nonostante, insomma, nonostante tutto. Non sono prassi, sono prassi distorte che, diciamo, vanno respinte e contrastate. Lo faceva bene e lo fa bene il codice attuale, che, diciamo, ha notevolmente aumentato quelli che sono i divieti e la regimentazione, i limiti in cui è concessa, ad esempio, la proroga del servizio in essere.
su questo devo dire anche l'ANAC, diciamo, il rating di impresa che l'ANAC avrebbe dovuto stendere, insomma, poi non è mai entrato in vigore, però anche su questo aspetto era previsto, per esempio, che i contenziosi che vanno male vanno considerati un'impresa che contesta l'aggiudicazione, che poi perde in giudizio, se questa cosa capita spesso e dunque un comportamento usuale dell'impresa, questo va tenuto conto nel rating, che poi vale sia ai fini dei criteri di selezione degli operatori che ai fini dei criteri di aggiudicazione. Quindi sono aspetti, devo dire, che sui quali il nuovo codice in qualche misura innovava e portava una certa moralizzazione anche dell'attività di impresa. Ormai questo codice sembra non piaccia più a nessuno, si parla da più parti addirittura di abrogazione totale, di sospensione, quindi si vorrebbe addirittura tornare da parte di alcuni alle direttive europee senza filtro interno, che è cosa non possibile, che mi pare che il governo Draghi abbia già scartato come possibilità. Un altro aspetto peculiare del settore invece è proprio nel rapporto tra la disciplina generale, quindi quella contenuta nel codice appalti, che ora è il codice degli appalti e delle concessioni, e la disciplina speciale contenuta nel codice urbani, che prevede per l'affidamento di queste tipologie di servizi, prevede la concessione, o almeno la prevedeva fino al decreto semplificazioni, perché il decreto semplificazioni ha in qualche misura ammesso anche gli appalti per i servizi di valorizzazione dei beni e attività culturali, che sono in buona sostanza i servizi di bookshop, i servizi di visite guidate, i servizi sull'accoglienza, i programmi per l'infanzia, la didattica, tutto quello che tende, insomma, alla valorizzazione del bene, che il codice urbani contrappone invece alla conservazione. La ringrazio. A proposito proprio di a questo punto di peculiarità delle concessioni, io passo la parola all'avvocato Malinconico, torno da lei e le faccio appunto la domanda: quali sono le peculiarità delle concessioni di servizi con particolare riferimento in ambito museale? Ecco, cerchiamo di capire qualcosa in più in quest'ambito. Ma sì, le concessioni in questo ambito sono particolarmente rilevanti, perché comportano questo connubio tra pubblico e privato, e quindi la possibilità che il privato possa gestire queste attività in modo sinergico con il pubblico. Naturalmente la concessione, che ormai quella che ormai è riconosciuta soltanto dall'Unione Europea, dalle direttive dell'Unione Europea, è la gestione e la concessione che si risolve nella costruzione quando si tratta di opere pubbliche e comunque nella gestione del servizio. E con addebito, diciamo così, al privato del rischio della gestione, perché questo è la caratteristica fondamentale che connota le concessioni. Quindi il privato assume su di sé il rischio della gestione, quindi può andare bene naturalmente e può andare male, quindi è un rischio di impresa quello che assume il privato con queste concessioni, e quindi la necessità che ci sia un equilibrio, cioè che ci sia un giusto corrispettivo di questo rischio da parte del privato, e dall'altra parte il volgere queste concessioni alla soddisfazione dell'interesse pubblico, che ne viene valorizzato proprio attraverso l'uso di energie private che si organizzano in forma di impresa. Ecco, questo modulo può essere molto interessante, non solo naturalmente nella realizzazione e nella gestione delle opere pubbliche, ma anche nei servizi, perché si tratta di operare anche con una leva finanziaria
permettendo quindi un incremento delle risorse a disposizione dei beni culturali, perché da un lato c'è l'intervento dello Stato che quindi garantisce il perseguimento dell'interesse pubblico, dall'altra parte il privato realizza un suo interesse naturalmente. Sia pure nei limiti della concessione, quindi è soggetto alle disposizioni dell'amministrazione concedente, però realizza il suo interesse, come dicevo, e quindi c'è un connubio, una situazione win-win, si potrebbe dire, perché c'è la possibilità da parte dello Stato di realizzare l'obiettivo della valorizzazione dei beni pubblici e soprattutto dei beni culturali, e dall'altra parte è un volano per l'economia, perché il concessionario è comunque un soggetto privato che quindi realizza un'espansione dal punto di vista economico, e questo è senz'altro un bene per tutti, insomma. La ringrazio. Allora, sono rimasti un paio di minuti prima di concludere questa prima parte di doppio binario, quindi per par condicio faccio un'ultima domanda all'avvocato Gentile, al quale appunto chiedo con la crisi con la crisi economica finanziaria, sono come anticipato già in apertura, sono nati, se vogliamo, nuovi modelli di fruizione dei beni e delle attività culturali. Può essere questo un momento di lancio di nuovi modelli di collaborazione tra pubblico e privato, secondo lei? Sì, se ho capito bene, insomma, la domanda riguarda nuovi modelli di fruizione dei beni, dei Sì, siti, diciamo, esatto. culturali, sì. Si parla molto di questo, si parla molto anche da molto tempo prima della pandemia, insomma, i musei europei sono avanti rispetto a noi nella fruizione attraverso app, attraverso device di diverso tipo, e questo cambia molto il modo di intendere la fruizione del bene. Pensate, in Italia hanno avuto molto successo con la trasmissione televisiva, le passeggiate al museo con il direttore che si è inventato il nuovo direttore del Museo Egizio, che hanno lanciato davvero il sito in maniera invidiabile da parte degli altri suoi colleghi. E così anche con le app, in questo periodo di chiusura, le visite virtuali, la realtà aumentata, si è incrementato molto questo tipo di fruizione da remoto, in questo caso obbligata per la chiusura dei siti. Sono appunto evoluzioni che bisogna affrontare. L'evoluzione della tecnologia e della rete globale influisce in tutti i settori della conoscenza. Diceva bene, come diceva Zygmunt Bauman, sono la rete porta un'evoluzione alla società liquida, insomma, tutto un nuovo modo di intendere di velocità delle conoscenze che diciamo, crea uno sviluppo molto, molto peculiare che va affrontato soprattutto nel settore, nella diffusione della cultura. La cultura sta alla base di tutto. Quali modelli utilizzare? Non è facile, diciamo, il modulo concessorio, per esempio, è di difficile attuazione. Già la concessione, non dico l'appalto, ma già la concessione in questo settore, perché nella concessione è l'amministrazione che deve predisporre un bando e deve avere le idee chiare da esprimere nel capitolato su quello che vuole, sul progetto che intende realizzare, quali tipo di tecnologie utilizzare. Quindi, secondo me, ne parlavamo prima anche con Carlo Malinconico, il modello preferibile in questo settore è quello del partenariato pubblico-privato. Anche il progetto di servizi se ne parla tanto e si sta diffondendo sempre di più, è un modello molto molto rilevante e molto importante perché l'iniziativa è del proponente, l'idea la può portare, è una proposta che il proponente avanza all'amministrazione, poi ci sarà una gara pubblica ovviamente per la selezione del concessionario, poi nella sostanza il progetto non è molto diverso
dalla concessione, però lo caratterizza appunto l'iniziativa d'opera del privato, lo caratterizza la necessità di presentazione di un piano economico finanziario che dia conto e renda evidente la sostenibilità dell'iniziativa e del progetto. In Italia purtroppo però questo è stato molto frenato, questo tipo di approccio è stato molto frenato, perché quando ci sono approcci tra il privato e l'amministrazione prima della gara si pensa sempre a sotterfugi, a ipotesi insomma corruttive, non viviamo in un paese in cui il confronto è ben visto, ma diciamo, le inchieste giudiziarie dicono forse anche a ragione, ma devo dire anche che il modello, diciamo, la corruzione percepita è molto, molto più di quella che sia poi effettivamente, e soprattutto in una fase molto difficile in cui non possiamo sbagliare, insomma, non può essere questo a frenare lo sviluppo sia dei modelli a livello, diciamo, dei modelli degli strumenti di fruizione, che delle modalità con le quali proporli e con le quali attuarli. Io ringrazio gli ospiti, ecco, la ringrazio, ringrazio entrambi, ringrazio gli ospiti in collegamento, sia l'avvocato Carlo Malinconico che lei, l'avvocato Domenico Gentile, entrambi partner dello studio legale Malinconico e Gentile. Grazie, grazie molte. Grazie. Bene, io ovviamente invito gli amici che sono in ascolto di Doppio Binario di restare in collegamento, in quanto qualche minuto di pubblicità, dopodiché rientreremo qui in studio con la seconda parte di Doppio Binario con Gabriele Ventura e i suoi ospiti. A tra poco. Bentornati in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare della ripartenza che sta riguardando il settore dei beni culturali e lo facciamo con i nostri ospiti che vi presento subito. A partire da Ilaria Duva, amministratore delegato della società Duva. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Buongiorno anche all'avvocato Carlo Malinconico, partner dello studio legale Malinconico e Gentile, ancora con noi. Buongiorno avvocato. Buongiorno anche a voi, grazie. Ed è sempre con noi anche l'avvocato Domenico Gentile, partner dello studio legale Malinconico e Gentile. Buongiorno e benvenuto anche a lei. Grazie, buongiorno a tutti. Ecco, dottoressa Duva, io parto da lei perché appunto rispetto alla prima parte possiamo contare anche della sua testimonianza. Lei appunto è parte di questo settore, che è il settore dei beni culturali, e la sua azienda si definisce un laboratorio di interpretazione digitale per il patrimonio culturale. Ecco, le chiedo anzitutto di raccontare la sua storia particolare, una lunga storia familiare e appunto la storia della sua impresa e anche come state affrontando questa, insomma, se tutto andrà per il meglio, ripartenza. Prego. Allora, grazie, buongiorno. Dunque, io racconto sempre che sono cresciuta a pane e audioguide. Sì. Perché mio padre ha inventato 62 anni fa le audioguide, quindi l'azienda è nata prima di me, non vi dico quanto prima di me, e quindi era l'azienda che ha creato mio padre con i fratelli, lui aveva 18 anni, racconto questo fatto, l'ho raccontato un milione di volte, ma perché mi fa sempre molto piacere, perché mio padre aveva 18 anni, ha inventato letteralmente le audioguide e le ha proposte nei musei di Firenze, dove lui viveva. Gli hanno sbattuto la porta in faccia e lui ha pensato di andare a proporle al cardinale Montini, che era arcivescovo di Milano e che poi è diventato papa col nome di Paolo VI. E io ogni volta penso a un ragazzo di 18 anni che chiede l'appuntamento a un arcivescovo e quello non solo glielo dà, ma gli dà anche la possibilità di avviare la sua impresa, insomma, gli dà questa benedizione incredibile che adesso sembra impensabile, cioè non riesco a immaginare un ragazzo di 18 anni che chiede l'appuntamento a un vescovo e che nascono tutte queste cose. Erano sicuramente altri anni rispetto, certo, ad adesso, c'era una libertà diversa, una creatività sicuramente esplosiva, che speriamo sia anche la creatività che seguirà questo momento terribile, insomma, che ci siamo trovati tutti ad affrontare.
Quindi questa azienda poi è stata per tanti anni di mio padre e dei suoi fratelli, poi lui ha rilevato le quote dei fratelli, le ha intestate a me e ai miei fratelli, io ho tre fratelli più grandi di me, finché una decina di anni fa io, da brava figlia innamorata del padre, sono l'unica femmina, ho preso in mano ho rilevato le quote dei miei fratelli, ho preso in mano il futuro dell'azienda, trasformandola da un'azienda che faceva principalmente queste macchine a moneta che tutti sicuramente abbiamo usato, che si metteva il gettone, che si mettevano le 50 lire, poi sì. Insomma, fino ad arrivare ai 2 euro di adesso, con la diapositiva che scorreva, è passata ad essere un'azienda quindi che produceva elettronica e contenuti, a diventare un'azienda che interpreta il patrimonio attraverso le diverse tecnologie e anche i servizi. Quindi non più soltanto strumenti e contenuti, ma anche gestione del patrimonio attraverso i diversi servizi che significano, insomma, interpretare e valorizzare il patrimonio, che poi è parte di una cosa che dopo vi voglio raccontare. Quest'anno credo che il nostro settore sia quello che l'ha affrontato, cioè quello che ha subito i danni maggiori. Assolutamente. Tutto il settore legato al turismo, tutto il settore legato alla cultura, perché chiaramente senza turisti non c'è sostenibilità. E essendo io un operatore, un'imprenditrice, per me la gestione dei servizi museali non è soltanto cultura in senso esteso e necessità di offrire i beni culturali al cittadino, al visitatore, ma è anche sostenibilità d'impresa. E questo per noi è stato un anno veramente tremendo, perché non sono stati fatti interventi veri a favore di questo settore. C'è stato un grande avanzamento della digitalizzazione, che per la maggior parte dei casi però ha significato offrire gratuitamente dei servizi online, quindi bellissimo per i visitatori e per le persone che non potevano muoversi. Noi stessi abbiamo organizzato un servizio di visita in streaming, bellissimo quindi per il pubblico, ma terribile per le imprese, perché certo. Secondo me la digitalizzazione non può sostituire l'esperienza, la può integrare, la può promuovere, la può sviluppare. Noi stessi abbiamo, diciamo, dato una spinta digitale molto forte all'azienda. Cioè, io sono sicura che escludendo i sussidi che sono arrivati in maniera molto limitata, credo che dopo questo anno, almeno la nostra azienda, se dovessero ritornare i numeri del 2019, il nostro fatturato sarebbe più alto almeno del 30-40%, grazie alla spinta che abbiamo dato in questo senso. I supporti ce ne sono stati pochi. Sì. E quelli che ci sono stati, lenti, perché ce n'è uno nello specifico che è stato stanziato, cioè decretato a ottobre, siamo ad aprile e ancora non è arrivato. È anche un supporto abbastanza significativo, però è significativo sulla carta, perché in 6 mesi un'azienda, se non ha una struttura solida, fa in tempo a chiudere. Certo. Quindi, insomma, questo settore, secondo me, finché non ci sono i vaccini, finché non c'è una vera politica che permette la mobilità, cioè i vaccini ci sono, ma finché non c'è una campagna vaccinale vera, tipo quello di Israele, io faccio un esempio, tutti mi rispondono, è facile perché in Israele sono pochi, sarà anche facile che in Israele sono pochi, però l'hanno vaccinato in 2 mesi, adesso sono tutti i locali aperti, l'economia è ripartita a una velocità incredibile. Noi non è che siamo tanti di più, siamo 6 volte tanto, non è che siamo 500 volte tanto, quindi magari metterci 6 volte il tempo loro, e che secondo me forse ce ne metteremo pure un po' di più. Assolutamente, ma ecco, avvocato Malinconi, con riguardo appunto alla parte di interventi cui faceva accenno la dottoressa Duva e al fatto, insomma, questi inequivocabili ritardi, c'è comunque il decreto semplificazioni, no? Che è intervenuto sia sul codice appalti per snellire le procedure, sia in tema di beni e attività culturali. Lei come valuta anche questo tipo di interventi? Ma certamente qualcosa di buono si è fatto, non è innegabile che qualcosa di positivo ci sia, però probabilmente si poteva o si può fare di più nello sveltire, nell'accelerare, perché il nostro paese è malato di burocrazia, e lo dico, come dire, conoscendo bene la burocrazia, non è solo colpa della burocrazia in generale, ma
una serie di stratificazione di norme, di responsabilità erariali e penali e civili, che fa da barriera alla libera estrinsecazione della creatività. E quindi in questo modo io credo che è vero che si è fatto qualcosa, e qualcosa anche di positivo con il decreto semplificazioni, però probabilmente non basta, e mi auguro che nel recovery plan si faccia attenzione a questi aspetti, e che quindi si incentivi la possibilità di dare risposte celeri. Quando sento dire, come diceva la dottoressa Ilaria Duva, che effettivamente ci sono misure che sono state previste, ma che ancora dopo più mesi non sono arrivate, e questa la dice lunga. E io credo che al di là dei ristori, che naturalmente ben vengano, però bisogna rimettere in moto proprio l'apparato produttivo, perché altrimenti si rischia di non solo di far esplodere il debito pubblico, e finché ce lo consentono ben venga anche questo, però bisogna rimettere in piedi proprio l'apparato produttivo con i servizi, e il nostro paese è un paese che ha una forte vocazione turistica, e quindi i beni culturali rientrano a pieno titolo nella promozione di questa attività. E quindi sono non a caso definiti il petrolio italiano, no? E quindi bisogna effettivamente rimettere in moto questa macchina produttiva, e evitando di penalizzare oltremodo certe ripartenze, soprattutto evitando la burocrazia, e quindi evitando forme di stratificazione normativa che poi comporta un rallentamento delle misure che vengono disposte, e dall'altra parte anche immaginare forme più rapide di intervento, e soprattutto io credo puntare molto sulla collaborazione pubblico-privato, il partenariato pubblico-privato, che può fungere da volano, da moltiplicatore, insomma, delle risorse pubbliche che vengono messe nel sistema, con la possibilità per il privato di cogliere, come solo il privato sa fare, le occasioni di sviluppo dell'economia. Certo, è un punto anche, un altro punto molto importante sarà sicuramente quello della concorrenza, e faccio riferimento a lei, dottoressa Duva, perché appunto la sua società ha ingaggiato una lunga lotta giudiziaria con il Ministero per i beni e le attività culturali, proprio per far prevalere il diritto di tutte le imprese a partecipare a una delle più importanti gare europee del settore, che è quella appunto per i servizi di accoglienza e biglietteria presso il Colosseo, che insomma direi che si spiega da sola come tipologia di gara. Le chiedo di raccontarci questa battaglia che avete combattuto e anche vinto, prego. Sì, questa è una storia abbastanza lunga, perché nel 2016, mi sembra addirittura, sì, che poi dopo l'abbiamo impugnata nel 2017, è stata bandita la prima gara, cioè la nuova gara, dopo anni, perché a proposito, riallacciandomi a quello che diceva l'avvocato Malinconico, c'è una questione di burocrazia e di lentezza che ha caratterizzato molto il nostro settore, mentre anch'io sono molto d'accordo che il ritmo e anche la velocità in certi casi sia indispensabile per far andare avanti certi settori. Comunque, dopo anni, cioè l'ultima gara per la gestione dei servizi del Colosseo è stata aggiudicata nel 1997,
quindi 24 anni fa, Sì. e finalmente dopo più riprese, dopo vari tentativi, dopo un tentativo nel 2010, addirittura voluto dalla Commissione europea, finalmente è uscita questa gara, soltanto che contraddicendo quello che dice il codice dei beni culturali, questa gara aveva come attività prevalente la biglietteria e metteva i servizi di valorizzazione, quindi le audioguide, le visite guidate, le mostre, il marketing, in appalto invece che in concessione, come stabilisce il codice. Quindi noi abbiamo impugnato quella gara. Abbiamo fatto un ricorso al TAR, il TAR ha bocciato il nostro ricorso, abbiamo fatto appello in Consiglio di Stato e il Consiglio di Stato ha bloccato nel 2017, a dicembre, questa prima nuova gara per i servizi del Colosseo, gara bandita da Consip, perché Sì. Consip ha un accordo con il Ministero della Cultura per bandire le gare. Dopodiché la gara è uscita di nuovo. Adesso ho perso il conto perché col Covid nel mezzo mi sembra che fosse il 2019, e di nuovo finalmente i servizi non erano più in appalto, ma in concessione, ma di nuovo la biglietteria aveva una prevalenza, mentre il codice dei beni culturali stabilisce che la valorizzazione è un'attività prevalente. Ed è quella per cui l'ente pubblico deve individuare un operatore in grado di poter svolgere ad altissimo livello questo servizio. Le farei leggere, spero che ne avrà l'occasione, la sentenza, l'ultima, perché è veramente bellissima. La sentenza del Consiglio di Stato, firmata dal giudice Saverini, che dice una cosa molto interessante sul fatto che lo Stato deve individuare il miglior operatore non solo e non soltanto per il pubblico, ma anche proprio per il bene dello Stato stesso. Cioè io devo individuare l'azienda migliore per poter svolgere questo servizio perché io devo fare il bene dello Stato. Ed è molto interessante perché sancisce il principio per cui individuare un operatore che ha delle capacità imprenditoriali serie e che vuole investire nella valorizzazione diventa un beneficio non solo per l'operatore, ma soprattutto per il bene e per il visitatore. Quindi abbiamo portato avanti questa battaglia, è stata abbastanza complicata anche perché c'era un po' la tendenza a voler giustificare che i servizi di valorizzazione, questo da parte di Consip chiaramente, che era la controparte, a voler giustificare che i servizi di valorizzazione dovessero stare per forza subordinati alla biglietteria o comunque insieme alla biglietteria, perché la biglietteria doveva dal punto di vista della sostenibilità economica e finanziaria coprire anche i costi dei servizi di valorizzazione, e invece proprio appunto la sentenza dice allo Stato che la gara sia sostenibile, cioè gli interessa perché sennò l'operatore dopo non ce la fa, ma l'obiettivo primario non è la sostenibilità della gara per l'operatore, ma è la valorizzazione del bene comune, del bene pubblico e del luogo della cultura. Quindi il motivo per cui l'ho fatto, tantissimi, lo dico perché in tantissimi hanno detto di me che l'ho fatto perché io sono fornitore delle audioguide dell'attuale concessionario dei servizi al Colosseo, quindi i detrattori hanno detto che io l'ho fatto perché voglio rimanere al Colosseo più a lungo possibile. In realtà io al Colosseo ci vorrei rimanere, ma vincendo una nuova gara, non in uno stato di proroga, anche perché lo stato di proroga agli imprenditori seri non piace perché impedisce di fare investimenti con una prospettiva lunga, perché io so che da un momento all'altro potrei smettere di essere fornitore dei servizi del Colosseo. Faccio l'esempio, io sono invece concessionario diretto dei servizi di audioguida di Pompei, che è una gara che non è ancora uscita, però appartiene alla stessa famiglia, bandita nel 2000, quindi non era il 97, ma siamo lì. Noi negli anni abbiamo continuato a investire nelle nuove audioguide anche quest'anno. Quest'anno, nell'anno dove c'è ancora il Covid, stiamo facendo un investimento per sostituire le audioguide. Però lo facciamo veramente perché siamo pazzi, perché magari poi a settembre esce la gara nuova, io ho fatto un bel investimento in audioguide nuove e queste poi me le. Cioè, io perché ho un'azienda che è abbastanza organizzata, abbastanza strutturata, le prendo da lì e le porto da un'altra parte. E perché decido di farlo? Perché la mia immagine della mia azienda e soprattutto l'immagine della sovrintendenza e del nostro paese. Ma insomma, è complicato per un imprenditore lavorare così. Quindi il Sì, motivo della mia assolutamente. battaglia è facciamo le gare, diamo la possibilità, cioè facciamole come stabilisce il codice dei beni culturali. Se non ci piace, cambiamo il codice dei beni culturali, però finché la legge dice che le gare per la valorizzazione si fanno dando prevalenza ai servizi di valorizzazione, devono essere fatte così. E quindi io mi auguro che questo succeda, anche perché scardinerebbe un po'
un meccanismo che si è creato per cui chiaramente le aziende che fanno biglietterie, che gestiscono servizi di biglietteria, sono aziende molto, molto grandi che fanno, il più delle volte, che fanno servizi per concerti, teatri, sì, stadi, quindi sono aziende forti, solide, e se si stabilisce che per partecipare alla gara del Colosseo servono 6 milioni di fatturato in biglietteria, è chiaro che non è che possono partecipare, cioè non può partecipare la startup che magari si è inventato un software geniale che riesce a collegare tutti gli operatori online, no, cioè può partecipare chi ha fatto 6 milioni di fatturati, certo, in questo settore, quindi in tre. E quindi allora la mia battaglia è una battaglia di principio soprattutto, anche perché veramente dal giorno 1, dal 97 in realtà, da quando abbiamo iniziato a lavorare nei beni pubblici, perché noi, la mia azienda ha una grandissima tradizione soprattutto nel settore delle chiese, lavoriamo, sì, con le più importanti cattedrali d'Italia, ma dal giorno 1 questo fatto di essere in qualche modo fornitore di altri operatori che per conto, cioè, che gestiscono la relazione fra me e il mio committente, in qualche modo per certi versi sicuramente ci ha protetti e ci ha facilitati, ma per certi altri versi impedisce di fare valorizzazione vera, perché purtroppo chi sta in mezzo, e non faccio riferimento ai miei clienti del Colosseo a cui veramente devo tutto, cioè sì, mi hanno veramente permesso di crescere, quindi non faccio riferimento a loro, però dico, se in mezzo fra me che produco interpretazione del bene culturale, il mio committente, c'è un filtro il cui interesse principale è quello di trovare il fornitore che costa meno, chiaramente il risultato è che non avviene la vera valorizzazione, non avviene attraverso i miei strumenti e poi magari avviene attraverso tutte le altre attività che vengono svolte, ma quindi c'è una, in qualche maniera viene soffocato un settore che ha molto da dire, perché se ci si pensa, adesso la mia azienda non si occupa solo di audioguide, ma diciamo che questo ricorso era legato soprattutto a questo, certo, argomento. Se ci si pensa, l'audioguida è uno strumento che può parlare con ogni singola persona che entra, quindi è uno strumento potentissimo, nessun altro strumento sta insieme al singolo visitatore per tutta la visita, quindi è uno strumento potentissimo da utilizzare. Noi per esempio abbiamo fatto, le dico questo proprio per fare un esempio, l'anno scorso sull'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, dove è installato il padiglione vaticano della Biennale d'Architettura del 2018, sì, che sono le Vatican Chapels, che sono 10 cappelle disegnate da 10 architetti di fama internazionale. Noi gestiamo servizi di accoglienza, di visita e di valorizzazione della Fondazione Giorgio Cini, ci hanno affidato la visita delle Vatican Chapels, noi abbiamo composto una colonna sonora specifica per le audioguide originale, questa colonna sonora è stata promossa in maniera adeguata e raccontata attraverso diversi media, attraverso giornali, televisione, radio, riviste, e noi nel 2020, grazie a questo progetto, grazie a quello che le dicevo prima, a una capacità di organizzarci dal punto di vista digitale molto potente che abbiamo messo in atto l'anno scorso, noi nel 2020 abbiamo avuto sull'isola di San Giorgio il 10% in più delle persone che abbiamo avuto nel 2019, quando tutti i musei in Italia hanno avuto mediamente il 90% in meno. Questo significa che se l'imprenditore, se il privato viene messo nelle condizioni di poter operare e di poter lavorare con un collegamento diretto, chiaro e creativo con il committente, si possono fare tantissime cose. Quindi, come diceva l'avvocato sì, Malinconico, cioè produrre, non vogliamo i sussidi, cioè vogliamo avere la possibilità di creare contenuti, creare servizi che poi qualcuno è disposto ad acquistare. Quindi noi questo vorremmo. Assolutamente, assolutamente, come non essere d'accordo. Avvocato Gentile, visto che appunto anche lei ha partecipato a questa battaglia giudiziaria, le chiedo quali saranno a suo avviso le prossime mosse da parte del Ministero. Sì, io ho partecipato non con Ilaria Duval, ci siamo conosciuti con l'occasione, che ne dicessero i nostri avversari, dicevano che eravamo d'accordo su questa partita. Noi abbiamo fatto quindi autonomamente un ricorso non identico ma in molte parti analogo. Noi contestavamo, oltre alla questione della prevalenza del servizio di biglietteria, che già la giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva detto che non doveva essere così, cioè che devono essere prevalenti sia economicamente che funzionalmente i servizi di valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Quindi l'aveva detto in passato, proprio per questo la DUVA faceva un ricorso in ottemperanza, quindi era recidiva la CONSIP come il MIBACT.
Noi oltre a questo aspetto contestavamo anche che nonostante il Covid e nonostante la pandemia, nonostante i siti archeologici, ivi incluso evidentemente il Colosseo, siano chiusi al pubblico, l'equilibrio economico-finanziario del PEF, che è l'amministrazione del PEF, che è il piano economico-finanziario che i concorrenti devono produrre unitamente all'offerta per renderne evidente la sostenibilità economica e finanziaria. Il PEF che l'amministrazione imponeva ai concorrenti di impostare era basato sui dati storici di fruizione, cioè sugli incassi che il Colosseo aveva fatto fino al 2019, quando il Covid evidentemente non c'era. Quindi, nonostante ci fosse la gravissima, altamente probabile ipotesi che per 1 o ancora 2 anni i flussi siano di molto ridotti, i concorrenti avrebbero dovuto fare un'offerta che si fondava su dati che erano ormai irrealistici. Quindi per questo io ho contestato il bando insieme per un'impresa, per un consorzio internazionale di concorrenti, e le dico che gli operatori culturali spagnoli erano davvero sbigottiti, sono rimasti proprio cioè questa insistenza di Consip e Telmibac di voler andare a gol, comunque portare la gara avanti. In ogni caso, e a prescindere da tutto, anche accettando evidentemente offerte che in radice non potevano che essere fantasiose perché basate su dati inattuali, era davvero strabiliante. Quindi bene, bene l'annullamento. Abbiamo contestato anche noi questa questione della prevalenza del servizio di biglietteria che chiudeva i grandi operatori. Sono tre, sono quattro, come diceva Ilaria Duva. I grandi, ma non sono neanche degli esperti nella gestione dei siti e del bene delle attività culturali. Io non voglio fare nomi, però i grandi bigliettai, chiamiamoli così, insomma, diciamo, imperversano in Italia anche per la vendita dei biglietti degli stadi, dei concerti, Certo. sono quelli che fanno le vendite e che hanno quei fatturati, perché 6 milioni non era richiesto come giro d'affari, era richiesto come aggio in servizi di biglietteria. Vuol dire che devono sviluppare giri d'affari per centinaia di milioni. E allora la gara era chiusa a pochi e non poteva essere in quel modo affrontata. Il Consiglio di Stato ha fatto un'altra volta giustizia, il Presidente Severini ha ormai questo indirizzo che devo dire storico, perché interpreta nella chiave giusta il codice Urbani, rimette al centro la valorizzazione, spiega bene il perché i servizi, le attività, insomma, i servizi di valorizzazione possono essere esternalizzati se c'è un progetto dietro culturale, se l'amministrazione non ha gli strumenti per fare essa stessa quello che vuol far fare al privato. E allora di questo dovrà prendere atto adesso la Consip. Io non so se ancora sarà data delega come in passato, come si diceva ancora alla Consip, oppure se la gara questa volta la faccia direttamente il MIBACT, ma dovranno prendere atto che diciamo, il servizio di biglietteria può essere accessorio, non si possono porre barriere preclusive e non far partecipare a gare importanti, imprese interessanti come quella di Daria Duva, che investe tanto nello sviluppo come tanti altri piccoli. Le direttive europee sugli appalti e sulle concessioni, le più recenti, hanno al centro del sistema lo sviluppo del mercato per le piccole e medie imprese, che sono quelle che fanno più sviluppo tecnologico, non è tollerabile più in Italia, come avviene, ma non soltanto nel comparto, io seguo tanti altri comparti di servizi, non soltanto nel comparto dei beni e attività culturali, ma evidentemente in generale nei servizi. Le piccole e medie imprese devono essere poste al centro dello sviluppo, perché sono quelle che investono, hanno voglia di ingrandirsi e investono, non sono i grandi pachidermi che invece devono controllare e detenere quello che hanno fatto negli anni. Quindi io mi aspetto un nuovo bando, me lo aspetto direttamente dal MIBACT, senza la biglietteria o con la biglietteria in posizione accessoria, come dice il codice Urbani, rispetto ai servizi di valorizzazione. Mi auguro che sia Ilaria Duva, che è la società mia cliente, riesca in questo caso a partecipare. Bene, chiaramente resteremo aggiornati su questo punto, così come resteremo aggiornati a quella che sarà e che potrà essere l'effettiva ripartenza di un settore così importante. Io ringrazio Ilaria Duva per essere stata con noi. Grazie Grazie a voi. Grazie anche all'avvocato Carlo Malinconico molte, dottore. e grazie all'avvocato Domenico Gentile. Grazie a voi, a presto. Grazie.
E grazie anche ai nostri telespettatori. Appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.